L'uomo entra in un bar, ordina un caffè, si siede a un tavolo per leggere il giornale. Saluta un paio di amici appena arrivati, commenta con loro gli avvenimenti del giorno. Chi potrebbe immaginare una scena più banale, che si ripete ogni giorno in ogni paese e in ogni città? Eppure, nessuno degli elementi di questa storia è banale. Nessuno di questi gesti è banale perché il loro significato è connesso con alcune delle caratteristiche più importanti delle società moderne. Se la scena si svolgesse in Gran Bretagna, la sua continuità con un passato vecchio più di due secoli sarebbe ancora più evidente. Nel bar si troverebbe sicuramente il Times, il quotidiano più antico del mondo, fondato a Londra nel 1785. È nell'Inghilterra del Settecento, infatti, che nasce il giornalismo. Già nel Seicento erano diffusi in tutta Europa dei fogli di stampa che con cadenza periodica divulgavano le notizie più recenti. Nell'Inghilterra dei primi anni del secolo successivo queste pubblicazioni diventano quotidiane. Il primo giornale di questo tipo è il Daily Courant, che inizia le pubblicazioni nel 1702. Ma non è la periodicità che fa la differenza. Oggi, come allora, l'obiettivo del giornalista che scriva su un quotidiano, su una rivista, per internet o la televisione, non è solo quello di raccontare il presente, ma di spiegarlo e commentarlo. I primi giornalisti moderni, in questo senso, sono degli scrittori inglesi del Settecento, alcuni dei quali sono noti a noi più per la loro attività di romanzieri. Daniel Defoe, Richard Steele e Jonathan Swift. Nell'Inghilterra del Settecento comincia a formarsi una pubblica opinione. Ogni lettore forma il proprio giudizio sulle questioni di interesse comune grazie al confronto ragionato tra i fatti e il commento ai fatti. Il giornalismo diventa così, ed è ancora oggi, una delle armi politiche della democrazia.